Purtroppo il coronavirus ci ha levato il piacere dell'incontro, del dialogo in presenza, faccia a faccia. Però non ci ha tolto il gusto del parlarci, del raccontarci. E quindi sono qui. Sono qui proprio per raccontarvi un po' del mio ultimo romanzo, che per uno strano, davvero strano caso del destino, è uscito proprio in questi giorni così difficili per tutti noi. Dico strano caso perché anche nel mio romanzo parlo di un virus, di un morbo, che non è un morbo assassino come il coronavirus che uccide le persone singolarmente prese, no, ma è un subdolo, molto subdolo, perché attacca la capacità della specie umana di riprodursi. Parlo della sterilità. Il romanzo è ambientato in un futuro imprecisato, e però parla di cose che tutti noi già conosciamo, della sterilità, per l'appunto, e anche del ruolo sempre più invasivo che hanno nelle nostre vite le biotecnologie. Lo scenario è questo, però il romanzo narra soprattutto la voglia di vivere, la voglia di futuro del genere umano e della capacità delle donne, delle quattro protagoniste del romanzo, di reinventarsi un modo nuovo di stare assieme, di reinventarsi il mondo e di farlo attraverso la loro capacità di mettersi in relazione, di aiutarsi, di ridefinire ruoli antichi, che magari oggi non reggono più, di reinventarsi lo stare insieme. Ecco, è questa la speranza che si apre nel mio romanzo e spero poi anche nella realtà, questa capacità di condivisione che hanno i miei personaggi e che spero che abbiamo tutti noi. Forse, come ha scritto qualcuno in una recensione, ancora una volta l'isola delle madri può salvarci.